Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Ragazzi, non potete capire che video c'è oggi. Oggi non arriviamo a 1000, non arriviamo a 1500, arriviamo a 2000 mi piace. Fatemi vedere come lasciate tutti quanti un bel like, iscrivetevi se siete nuovi. Ho delle notizie bomba su Verdansk 1980, Monti Urali e chi più ne ha più ne metta sull'evento di Warzone. Quindi partiamo subito. Prima di iniziare vi ricordo soltanto la mia collaborazione con Aim Controllers. Se vi volete regalare un controller che potrete settare in ogni aspetto, codice sconto in descrizione. Ma partiamo subito. Dopo essere stato disabilitato l'altra sera a causa di alcuni problemi, la funzione del gunsmith, come vi ho riportato nel video di ieri, è stata nuovamente reintrodotta nel gioco di Treyarch. Però vi devo dare una maggiore informazione che poi ha rilasciato più tardi sui social la Treyarch. Bene, la software house ha avvisato la community che la funzione però di salvataggio dei progetti personalizzati sarà reintrodotta in un prossimo aggiornamento, che dovrebbe quindi arrivare a breve, in quanto necessita ancora di alcune migliorie. Ecco perché in molti che mi state chiedendo perché non vi salva i progressi, perché appunto attualmente la funzione non è funzionante al 100%. Ieri, importante notizia, o meglio due giorni fa, cioè a cavallo di un giorno, praticamente è successa una cosa incredibile. Il leaker Zesty Cod Leaks, non si sa in che modo, è riuscito a entrare appunto nei file di gioco di Warzone, scoprendo com'è la struttura di Verdansk 1980. Purtroppo ha pubblicato delle immagini, ha pubblicato proprio i file sorgente che gli sono stati bloccati da Activision, però ovviamente possiamo riportare la struttura e quindi quello che c'era in questo file. Bene, secondo queste informazioni Verdansk 1980 sarebbe composta da Airfield, Boneyard, Coast, Downtown, Factory, Farms, il Gulag, Hospital, Layover, il Port, Quarry, Stadio, Subord, Super, Transit, TV Station. Quindi sembrerebbe che Verdansk 1980 almeno al 60-70% sarà composta dalle stesse zone che esistono attualmente, ma ovviamente rivisitate a tematica anni 80. E secondo questi file di gioco ci sarà Bridge al posto della diga, Summit, però non è specificato se è un qualche richiamo appunto a Black Ops, e Crossing. Questi dovrebbero essere tre nuovi, poi tre punti di interesse completamente nuovo, ma a quanto pare ce ne sono degli altri di cui però non c'è, secondo le sue informazioni, ancora un nome. Rimanete sintonizzati perché vi darò maggiori informazioni. Sempre nei file di gioco di Warzone, Zesty Cod Leaks invece ha trovato ancora nuovamente la conferma che arriverà Isola della Rinascita, Rebirth Island, in versione notturna. La variante mappa è attesa, come queste informazioni, per la Season 3, ma potrebbe essere addirittura anticipata a fine Season 2, in quanto nei file di gioco viene indicata la stagione 8. Per farvi capire meglio, le stagioni di file di gioco continuano con la numerazione successiva anche dopo la fine delle season di Modern Warfare. Infatti l'ultima stagione, come sappiamo, è stata la season 6 di Modern Warfare, ma la season 1 di Cold War viene chiamata nei file di gioco season 7, e mentre per quanto riguarda la season 2, quella attuale di Cold War, viene chiamata season 8, e nei file di gioco appunto questa cosa di Isola della Rinascita Notturna viene indicata come season 8. Staremo a vedere, attualmente non ci sono informazioni ufficiali appunto su questo rilascio. Importante dichiarazione c'è stata recentemente da VGC. Come sapete, VGC è una testata importantissima che riesce ad avere informazioni in anteprima per quanto riguarda Call of Duty. L'abbiamo visto con MW2 Remastered, l'abbiamo visto con la data di Warzone, l'abbiamo visto con la conferma di Verdansk 1980, gli hanno stracherato gli account Twitter e via dicendo. Bene, durante il podcast Off the Record della VGC, il capo redattore del sito Andy Robinson ha parlato della mappa di Verdansk degli anni 80 trapelata in questi giorni e di come questa mappa potesse essere diversa da quella attuale all'interno di Warzone e del motivo per cui non c'era alcuna garanzia che Black Ops e Cold War si sarebbe integrato con Warzone. Su Twitter Robinson ha anche affrontato la panoramica della mappa trapelata, quella dei giorni passati, dicendo che è una sorta di Blackout 2 che molto probabilmente era in lavoro
lavorazione da un po' e che i piani sono cambiati visti il successo di Warzone. Tutto questo quindi spiegherebbe la mappa dei Monti Urali che è stata trapelata nei giorni scorsi e che è stata stregherata da Activision per nasconderla, accantonata quindi secondo lui per il momento o addirittura cancellata per dare spazio quindi a Warzone come appunto longevità e mettere da parte appunto questo presunto Blackout 2.0, quindi una cosa veramente incredibile, va confermato il noto sito VGC. Nei file di gioco invece di Cold War è stato trovato un nuovo biglietto da visita che si intitola Verdansk Goes Boom, lo potrete trovare nel primo commento in rilievo, così lo potete vedere direttamente sul mio profilo Twitter, l'ho retweetato appunto da un leaker, da un data miner, perché è stato trovato appunto dentro i file di gioco, non è ancora ufficiale per un biglietto da visita veritiero, che confermerebbe appunto l'evento di Verdansk, dell'evento di fine season, e da alcune analisi sembrerebbe ci sia un vero e proprio richiamo a stadio. Se ben vi ricordate, l'evento ad esempio di annuncio e di reveal di Cold War avvenne proprio dentro allo stadio di Verdansk, quindi cosa molto curiosa. Altra importante notizia vi do oggi in merito ad un possibile evento reveal modificato o addirittura in ritardo. Se lo domanda sempre il noto leaker Jesse Codleaks, analizzando un nuovo file di gioco chiamato MP Dawn 4 Reveal S4, aggiunto con l'aggiornamento di qualche giorno fa. Questo file potrebbe riguardare una nuova mappa, un evento diverso, un nuovo evento sulla mappa per Season 4, però non c'è modo di dire quale sia il vero uso di questo file, ma potrebbe essere soltanto e facilmente smascherabile nei prossimi giorni. Secondo il leaker, questo file indica che l'evento può essere in ritardo o che può essere suddiviso in due parti, come vi ho ricordato nei giorni passati, e sostiene che ci sono buone possibilità di vedere una rivelazione di qualche tipo prima della Season 3, poiché ci sono numerosi file che supportano questa teoria, ma potrebbe essere anche in due parti, con la seconda parte che si svolgerà nella Season 4. A detta del leaker, la stringa Dawn 4 è proprio la nuova mappa. Torno a ripetervi che sono tutti leaks non confermati, o meglio sono file di gioco realmente esistenti, bisogna capire se alcune stringhe vengono interpretate nella giusta maniera oppure no, appunto da parte dei data miner. Ieri ha parlato invece la Raven Software su diverse ottimizzazioni e migliorie in merito a dei fix dei problemi che ci sono all'interno del gioco. Raven Software ha dichiarato che sta lavorando ad un fix al problema dell'evento zombies sulla modalità Mini Royale. Infatti, se un giocatore dopo aver eliminato l'intera orda di zombie prova ad aprire il forziere con la keyguard speciale, i server crashano improvvisamente. Per il momento l'evento zombies quindi è temporaneamente sospeso sulla playlist Mini Royale in attesa di aggiornamenti. Aggiornamenti anche per quanto riguarda il discorso del problema, ragazzi, come sapete, del missile. Raven Software ha dichiarato che è in arrivo il fix di uno strano bug che si verifica in diverse partite, dove i missili che vediamo nel cielo sopra di Verdansk cadono improvvisamente su alcune superfici in modo non intenzionale. Vi avevo fatto vedere nei giorni passati appunto anche le immagini e il video. Ieri sera è stato aggiunto nelle cose invece di Cold War e di Warzone un nuovo bundle chiamato Coraggio, arrugginito al costo di 1300 Call of Duty Point, contenente una skin epica per operatore Park, un progetto arma raro e diversi oggetti cosmetici. Chiudiamo il video informativo con l'annuncio dei doppi punti arrivato ieri sera per Warzone: doppi punti esperienza soltanto giocatore, niente doppi punti arma, niente doppi punti battle pass, quelli arriveranno in occasione della fine della season 2. Doppi punti di Warzone disponibili quindi da ieri sera ore 19 e termineranno lunedì alla stessa ora, mentre i doppi punti, come sapete, di esperienza giocatore per quanto riguarda Cold War sono stati inseriti un giorno prima, quindi il 9 di aprile. Anche questi termineranno il 12 alle ore 19. E con questo chiudiamo, come avevo detto, un video incredibile domenicale sul mondo di Call of Duty. 2000 mi piace, iscrivetevi se siete nuovi e appuntamento con me domani ore 7 con un nuovo TG Cod.